Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate, i farisei infatti e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?» Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». E diceva ai suoi discepoli: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo». Parola del Signore. Oggi ascoltiamo un'altra delle tante diatribe, dei tante discussioni anche forti con i farisei e gli scribi, che sono un po' gli avversari di Gesù, almeno sul livello, diciamo, dialogico-teologico. Ecco, e lo scontro oggi è su un cardine, diciamo, della spiritualità ebraica tutt'oggi, cioè la legge della purità. Per gli ebrei era ed è fondamentale vivere puri davanti a Dio. Noi forse nel nostro linguaggio catechistico diremmo vivere in grazia di Dio, ma insomma l'essere puro per un ebreo, per poter pregare, per poter andare al tempio o nella sinagoga, era fondamentale. E allora c'erano tutta una serie, previsti dalla Bibbia, di precetti per mantenere oppure per perdere la purezza, la purità legale. Ecco allora che Gesù viene portato, trascinato su questo campo a discutere, no? Perché i tuoi discepoli prendono cibo con mani impure, cioè non lavate. C'erano poi tante scuole anche qui di pensiero su ciò che faceva diventare puro o impuro. I farisei erano più rigidi, più osservanti. E Gesù coglie, come sempre, diciamo, l'occasione per andare più in profondità, per non fermarsi al caso legalistico, alla piccola regola, ma per andare appunto invece al cuore della questione, è il caso di dirlo, citando tra l'altro un brano della Scrittura, quindi appoggiando il suo ragionamento alla parola di Dio. «Questo popolo mi onora con le labbra», dice nel profeta Isaia, il Signore, «ma il suo cuore è lontano da me». Che cos'è che conta per Gesù? Ecco, per Gesù conta il cuore,
cioè il dentro dell'uomo, non soltanto, diciamo, il suo comportamento esterno, quindi gli atti, le azioni che compie, ma quello che conta veramente è l'intenzione, è il cuore con cui si fanno le cose. Per cui Gesù proclama questo grande principio: non c'è nulla fuori dall'uomo che entrando in lui lo possa rendere impuro, e invece è dal cuore degli uomini che escono i propositi di male. E poi ci sono alcune esemplificazioni: impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, eccetera. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ecco, quindi non è questione di toccare il sangue, toccare un cadavere e diventare impuri, ma è la questione di guardarsi dentro e vedere che cosa esce dal nostro cuore e con quale intenzione profonda noi ci avviciniamo agli altri, alle cose, al denaro, alle cose della vita, con quale sguardo del cuore noi le usiamo, noi entriamo in relazione, noi ci poniamo, e così anche davanti a Dio. Chiediamo al Signore di purificarci il cuore. Il cuore è proprio, per la Bibbia, il centro della persona, quello che noi chiameremmo la coscienza, ma nel senso più profondo e vero del termine, il luogo dove si prendono le grandi decisioni e da dove viene fuori il bene e il male. Ecco, purificare il cuore, purificare il nostro io profondo, la nostra identità profonda, è il cammino di tutta la vita cristiana.